Il nostro collaboratore che ci parlerà dal vivo, ci farà una monografia live di Umberto Lenzi. Grazie mille, vi ricordo dopo una grande occasione, Giacomo Vitale e Francesco Biondi, un bel cortometraggio e a finire la serata The Void, il vuoto. Grazie. Grazie. Allora, in realtà sarà una vera e propria monografia perché Lenzi ha fatto 40 film e li cito uno per uno più del tempo. Andando qui con questi mezzi fantastici della tecnologia dei cellulari, che io non conosco molto bene perché sto pensando da solo. Allora, Umberto Lenzi, siete un po' che dovreste conoscere più o meno, insomma, un regista dei più famosi di genere italiano. È un regista toscano, quindi un regista di massa, nato nel 31 e morto in realtà, no, quindi purtroppo una perdita fresca, e quando muore un regista, un artista, c'è sempre un po' da stare sconsolati, anche perché nella nostra cinematografia odierna, anche se qui il festival quest'anno è giustamente privilegiato i giovani, sperando che poi riescano a sfondare e diventare quello che sarà Lenzi da 50 anni, non è che ci sia stato un ricambio poi così forte, specialmente nei generi, ne parlava prima Claudio, negli anni 90 il genere, il documentario, sempre più andato a morire. Ha detto che Lenzi è uno di quelli che i generi si è fatti tutti, cioè tutti intendo tutti, perché è un regista praticamente che a 30 anni, quello del 31, era il 31, ha esordito con un film che non ha avuto quasi per nulla successo, ma tecnicamente era ben fatto, e allora dopo due o tre film, diciamo così, di cassetta non perfettamente riusciti, ha detto che Lenzi tra l'altro era uno storico della guerra di Spagna, franchista, un anarco-comunista dichiarato, e quindi ha fatto dei bellissimi documentari sia per la RAI che per vari canali americani, spagnoli, orientali, quindi li ha fatti quasi tutti negli anni 70, 80 e 60, ha fatto tutti questi documentari appunto sulla guerra di Spagna. Mi fece anche In pericolo, che sembra una cazzata, detto ora, ma in realtà quando iniziò a fare lui nei primi anni 60, Franco era sempre lì, non è che stava a fare documentari, quindi non era molto ben voluto, fortunatamente la fascia in Italia, ma detto questo lui si dichiarava anarco-comunista e quindi non è che poteva avere molta scelta. Questo però non si rifletteva molto nelle sue opere, se non in alcune, perché come quasi tutti i registi, e i registi in genere fanno del lavoro, anche la tua passione ma un lavoro, quindi accetti insomma quello che ti viene dato dal lavoro, ci sono varie mode, in Italia abbiamo visto vari generi morire, partire, rinascere, scoppiare, ripartire. Quindi Lenzi in realtà è diventato famoso, diciamo così, perché vendettero in maniera allucinante le sue prime diciamo così trasposizioni da Sargari, i primi Sandokan del 64, 65, 67, 68, diciamo ha fatto almeno 4-5 trasposizioni da Sargari che hanno un successo internazionale. Erano a detta di Umberto Lenzi, che va detto subito, mi dispiace che morte erano insopportabili, insopportabili, cioè non riusciva nemmeno a firmare una. Per farsi filmare un DVD gli dovevi dire che era Kubrick, che anche non gli bastava, quindi un uomo abbastanza insopportabile, ma come al solito a volte le persone insopportabili nascondono un'arte forte, perché era un po' un pazzo. Lui, come dicevo, ha fatto tutto della sua carriera. Partendo da Sargari, che erano i film che lui amava di più, cioè lui voleva fare l'avventura e il film di guerra, questo era il suo, diciamo così, sogno da autore. Cioè, l'autore sogna solitamente, anche se dicessero che cosa vuoi fare, io farei horror, le thriller tutta la vita, però se dovesse essere il mio lavoro arriva anche un produttore che mi fa, questo è il dramma sentimentale, gira, però se la sceneggiatura non fa schifo, giro, se è al lavoro, è al lavoro, cioè non è che uno può. E Lenzi prendeva questo alla lettera, era uno di quelli che si considerava, in realtà era molto antipatico, ma in realtà si considerava per quello che era, cioè un mestierante, un artigiano, una persona che sapeva fare bene il suo lavoro, e che però ci ha donato, in realtà, una barca di pellicole che sono rimaste poi amate in tutto il mondo. Prima di tutto va ricordato perché con Orgasmo, così dolce, così perversa e Spasmo, fino ai 60, è stato il primo in Italia in realtà a seguire lo stile del thriller giallo alla francese, non so se conoscete i Diabolici di Clouseau, che poi fece un remake americano, e quindi c'erano questi gialli soft erotici che venivano dalla Francia, con intenzione sociale alla base, perché comunque erano sempre o la liberazione della donna o quello o quell'altro di mezzo, però erano veri e propri gialli, veri e propri thriller, ma non fecero anche un remake americano con Sharon
fuori tempo di 30 anni alla fine. Lui comunque questi tre film, di cui va detto Orgasmo, Situazione di Perversa, appunto, e Spasmo, sono tra i tre film più venduti italiani di sempre, di tutti i tempi nel mondo. Fu un successo, il primo specialmente così, Situazione di Perversa, allucinante, cioè incassò in America una cosa come 40 milioni di dollari all'epoca, un incasso quasi maravigliano, cioè quasi da infine di sto cazzo, cioè andava proprio lontano usando dei budget limitatissimi. Poi cosa è successo? Ha provato a girare Western, ha provato a girare un po' tutto e tutti. Poi cosa è successo in Italia negli anni 70? È arrivato la gente, come diceva Claudio, il 70-69 gira Lucio del Domino di Cristallo, viene fuori questa mania. Chiaramente Renzi e i produttori non ne rimane fuori. Quindi decide di dare il suo, anche a livello di dare il giro giallo italiano, diciamo così, in animazione argentina, il concetto che leva Gatti Rosso, Gatti Rossi, no, Gatti Rosso, Gatti Rossi, non c'era niente di vetri, ma il settore che era tutto rosso c'era comunque, vedi, era rosso dentro, del rosso fuori. E fa questi 3-4 thriller, tra cui anche un altro, Paranoia, che è molto molto bello, perché però era molto più psicologico e si distanziava parecchio dal thriller argentino. Quindi non è un caso che Sette Orchidee, Gatti Rossi, girato tutto in Spagna per produzione serie spagnola, avessero avuto un buon successo, perché dal 70 al 76 più o meno tutti i thriller gialli italiani che sono usciti nelle sale hanno avuto tutti un buon incasso, erano film molto popolari. Allo stesso Sergio Martino, che avete visto in intervista prima, ha fatto dei film bellissimi in quel senso. Lo stesso Pucci, cioè c'è stato un momento storico in cui il thriller all'italiana aveva talmente influenzato, un po' come era successo 10 anni prima circa con quello di Western, Leoniano, con Pucci e via dicendo, aveva talmente influenzato il cinema americano che appunto nascevano gli epigoni di Argento, Renzi, Martino, Pucci lì in America, che si ispiravano a detta proprio degli stessi autori, a questi registi. Poi Renzi è uno che riusciva proprio, ha fatto uno dei film più brutti che la storia del cinema italiano mai ricordi, cioè Pierino alla riscossa, cioè quello col ciccione di Fiorentino, non so se l'avete ricordato, che ce l'hai lì, cioè sì, che già erano pietosi di Pierino, guardano l'Italia, perlomeno pareva Pierino, ha detto sì, poi va Mimmino, questo mentre 90-180 euro a Pierino. Anche lì però è inquietante, se uno come me, che un po' ha studiato la tecnica cinematografica, un bel po', ha capito come si muove la macchina da presa, come si fa la fotografia, è inquietante notare che Pierino alla riscossa in realtà tecnicamente sia fatto meglio del 99% dei film italiani che escono adesso. Ed è inquietante. Si nota un'altra volta come in realtà il mestiere all'epoca fosse vissuto con un certo tipo di passione, non solo con un lavoro. È per quello che in realtà Renzi poi è incazzato nella bestia. Perché parliamoci chiaro, anche Renzi, ora non lo ricordo bene, ma quando l'ho incontrato io era 20 anni in faceva un film. Cioè se è un po' come se a 20 anni un trombi, non credo tu sia tanto tranquillo, credo. Cioè l'ultimo film che aveva fatto era del 91, quindi quest'uomo era 26 anni. Eppure è morto a 80 anni, cioè quindi poteva lavorare benissimo a 55. È che come chi come me ha studiato la storia del cinema, in toto, specialmente quello italiano, che sono di qui, non tanto per i confini, si rende conto come in realtà non è che è morto Renzi, poverino, che sono morti tutti. Cioè l'unico che ha continuato a fare film brutti come la merda era dell'Argento, cioè l'ultimo che ha continuato della stirpe, diciamo così, gli altri sono andati a perdere. Lamberto Vava ha fatto qualcosina, ma poi anche Deodato, che poverino ha fatto Ballade di Blood 2 anni fa, è un buon film, è ancora lì che cerca una distribuzione, no? Quindi per far capire come siamo messi, cioè noi abbiamo il regista di Cannibal Holocaust, che piaccia o non piaccia ha venduto in America e nel mondo, in Giappone è forse il DVD e il Blu-ray più venduto di tutti i tempi. Noi siamo ancora in una condizione in Italia in cui un distributore non è ancora riuscito a capire che basta fare una tagline, non si è preso solo le tagline, no? Le presentazioni di la frasona, basta scriverci, nel mondo, non ti fa tanto l'Italia, front director of Cannibal Holocaust, e lo vendi a tutti. Se è possibile, c'è un distributore che ha pensato, lo compro a 300.000 euro e ci faccio 10 milioni in 2 giorni. Perché? Perché in realtà, all'epoca, come diceva Berlenzi e come diceva Bernardino, i produttori italiani erano gente che voleva creare un'industria, ma un'industria che creasse qualcosa che fosse sia popolare che artistica. Perché la Damia Film, come la Flora Film, come purtroppo era un tempo della Ventis e altri,
producevano con tranquillità 5 film di Franco e Ciccio l'anno, che li costavano, facciamo una media, 50 milioni di lire l'uno. Ai botteghini che ne incassavano 200. La spesa era nulla, sono 5 film. 5 film per 150 di guadagno l'uno, sono 700. A Fellini, per fare un film all'epoca, gli servivano 600 milioni. Ed ecco che quei soldi andavano a Fellini. E quindi Fellini poteva lavorare. Il problema del sistema proprio ora, che ne ha parlato Renzi in suo libro negli anni 80, proprio era quello. Il fatto che ormai il produttore, la persona che sia disposta, non tanto a investire, perché il produttore ormai non esiste più come figura, è quasi morto, perché tranne qualche produzione indipendente il vero produttore Ponti, Carlo Ponti, che era moglie del marito della Lore, non esistono più. Cioè ormai, se voi pensate che il capo produzione di Medusa è Rossella, siete presenti che è Rossella? Cioè quelle che dicevano Verano Lumina, che cazzo ne sa lui di sceneggiature, di film? Cioè, quello che dirige la Lafayette è quel coglione di, siamo chi pinti. Ma cosa cazzo ne sa chi pinti? Cioè, siamo in mano a gente che viene lì e buttata lì. Quindi mi riallaccio per Lenzi. Uno per Lenzi nascesse ora con quel talento mostruoso, e questi erano registi che giravano 4 film in un anno, te li portavano a casa e ti incassavano tutti almeno 3 volte quello che avevi speso. E Lenzi era uno di quelli proprio che girava a palla di fuoco, oltre ad aver sperimentato tutti i generi, ripeto, perché poi al di là del fatto che siamo in un paese veramente del terzo mondo, nel senso che c'è un film meraviglioso, che poi si è dato, come ho detto, film argentino, c'è un film meraviglioso del 72, se ne parlavo con Claudio prima, Il coltello di ghiaccio. Il coltello di ghiaccio è un film che non si trova di Lenzi. Non è mai stato editato in Italia in DVD. C'era da VHS, scrausa vecchia che era pirata. Cioè, voi vi conto questa cosa assurda, quando io lo noleggiai nell'85-86 questo film di Lenzi, questa videocassetta in America. Misi la videocassetta partita dell'Italia. Guarda che cazzo. E poi bene, i titoli del film andavano su e giù. Praticamente sto videonoleggiatore aveva recuperato chissà dove. Quest'azio di cassetta, infatti il titolo era in spagnolo, però vabbè. Aveva recuperato questo master spagnolo buttato dentro una cassetta di una partita dell'Italia, che ci hanno registrato solo qua, l'aveva messa a noleggio, ma in prima si ha e tutto. Quindi, per dire, Il coltello di ghiaccio è uno dei thriller all'italiana più belli che siano mai usciti. E in Italia ce lo siamo già dimenticati. Al di là del fatto che noi in Italia, poi non mi accusate che sei politico, io sono così, abbiamo la memoria storica di un criceto, perché abbiamo un mafioso di merda, di 80 anni, pedofilo, stronzo, stuffatore, testa di merda come Berlusconi che ci viene, tornato tra il cazzo dopo 20 anni. Io mi chiedo, la gente cosa ha visto negli ultimi 20 anni? Io non capisco. Anche chi cazzo vota destra, come hai fatto a votare questo ladro un fan mafioso? Detto questo, che è personale, perché altri possono pensare di no, che è un bravo uomo pulito e che si tromba le minorenne figliole di Mubarak, che bisogna anche crederci. Ragazzi, se io vado in questura e dico che sono trombato questa marocchina vega, la figliola del re della Polonia, vuol dire quanto mi credano a me. Io duro 3 minuti in quella questura, poi dalle botte in Milano mi fanno passare 6 mesi probabilmente alle supere e poi muoio come ragazzi, muoio alle supere, nessuno mi frega un cazzo. Perché questo è un altro discorso. Ma sai, il cinema e la politica dovrebbe essere anche una cosa legata, ho fatto la monografia su Petri, che era uno dei registi preferiti di Lenzi, per dire, per ghiaccio, e poi era una cinema diversissima. Però chi è che non poteva amare Petri? Uno psicopatico, perché Petri, se vedete tutto Toto Modo, l'immagine di un cittadino per il sospetto, la classe operaia del paradiso, e tu sei il resto di schista, la perfezione filmica, se non la capisci, sei Bertarelli, che parti tutto cazzo di nazionale, o dizionale di merda, come Mereghetti, no? Che Mereghetti basta che ci sia una topa, una tetta, e una stellina, una merda. È all'opposto mio, io ne ero un più ne leva, c'erano dei problemi. Detto questo, Lenzi era davvero un autore serio. Sapete che noi si è inventato il film dei Cannibali, come detto, Cannibal Holocaust. In realtà, il precursore nel 1972 è il paese del sesso selvaggio. Ovvero Lenzi, in realtà, aveva già girato questo falso documentario con pezzi presi a caso e montato di buon lui, aveva già girato una specie di Cannibal Holocaust in luce, perché sarà fatto 7-8 anni dopo da mio amico Ruggero, che saluto, che non è appunto io, il quale poi uscirà in intervista sul mio canale, quindi se poi volete il Diodato sto dicendo. Lenzi poi si insinua in un territorio che lo renderà incredibilmente, perché va detto che la critica italiana è mio pecea e non capisce un cazzo come se ne è viste poi nel mondo. Perché mentre noi si era al cinema ti dicevano che Mario Bava, Lucio Fulci e dicendo erano dei geni,
In Italia leggevi Paese Sera, era una delle merde. E te andavi a leggere il giornale Variety americano e dicevano questo film è spettacolare. Andavi a leggere il Corriere della Sera, a merda, una stellina. Infatti gli aneddoti fra Fulci e Nenzi si sprecano. Quando Fulci fece quel capolavoro, che non si rizza un padrino, spero che l'abbiate visto, che è un capolavoro totale. La cosa incredibile, come quando fece una sull'altra, Beatrice Cenci, che sono tutti film minimo da 4 stelle, minimo, è che quando lui vide che in prima stampa, la stampa applaudì abbastanza e c'era una critica che lo odiava Fulci. Allora il produttore di Fulci quella volta andò da questa donna e gli disse, oh, stavolta 3 stelline a Fulci e là. La risposta di questa, Romano fu, a Fulci 3 stelline ne do manco 6,5. Cioè, la logica era proprio, fai film di genere, sei una merda. Non c'era la logica autoriale già spezzata ormai dagli anni 60 fino ai 50 che avevano fatto carriera di Simac contro Poe, questa gente lì, Chabrol, Le Font, non è che andavano oltre, no? Perché vi ricordo che fino al 59-60 per la critica mondiale Hitchcock era una merda. Non so se vi è chiaro, ci ha voluto Truffaut e Chabrol, addio, ma che cazzo dite? Ci ha voluto lui. Lenzi ci vorrebbe un po' uno Chabrol, no? Frusciante, cioè ci vorrebbe qualcuno che gli dicesse ma che cazzo dite, perché quest'uomo poi si è messo a girare polizieschi all'italiana e appunto, dicevo, è una critica mio che come quella italiana, che non ha quasi mai riconosciuto il talento di nessuno, incredibilmente Lenzi è uno dei riconosciuti. Nel senso che non so se conoscete Tullio Kesic, era un critico famoso negli anni 70, e lo scoprì, era uno di quelli che dava 4 stelle. Quindi Lenzi era uno dei miracolati, io li chiamo così, i miracolati, cioè quelli che non si sa bene perché un critico ha detto ma cos'è che questo merda non fa? Guardiamolo. E in effetti va detto che poi uscì un film meraviglioso, non so se l'avete visto, Milano odia, la polizia non può sparare. Cioè un film di un nichilismo, di una cattiveria allucinante, ce n'ha per tutti. Mi viene proprio fuori questo riparato, c'è un Thomas Meehan magnifico che fa il cattivo incredibile. C'è un Henry Silva, ricordato dai film da Didi Leo, avete presente Henry Silva, l'uomo quello con la faccia, c'ha la faccia sola, comunque se la faccia, però è che era video. Sì, ha fatto di tutto, Ghost ma ha continuato a lavorare sempre perché c'ha una faccia che gli farei fare qualunque cosa appena anche io. Fa questo film incredibile ed è un film fantastico perché la storia della genesi del film è che naturalmente viene fuori il poliziesco all'italiana che nacque in realtà con la polizia ringrazia di Steno nel 70-71. Fece questo film che in realtà dove la polizia non è che passasse si bene, cioè era un film abbastanza di denuncia contro il sistema della polizia, era più vicino appunto a Petri che altro. Però come si sa i produttori in Italia sono furbi, allora cosa hanno detto? Ma perché non si fa? Perché proprio così ragazzi, leggete il top dei film in cui, visto che abbiamo notato che i poliziotti, i carabinieri, il destino vanno al cinema. C'è gente che la cultura non è che la caga tanto. Non lo dicevo io, dico i libri di degli anni lì, ora magari l'ha cambiato. Facciamo un film che porta i poliziotti al cinema. E che modo migliore c'è se non mutuare un ispettore Callan, cioè una specie di Carlo Scorpi e tu, e portarlo metropolitanamente da noi, no? Quindi solitamente il poliziesco all'italiana di base, come ha fatto poi anche Lenzi in Roma Man Armata e Napoli Violenta, c'è sempre il poliziotto strafigura che va oltre la legge per farci una vendetta, sconfiggere, massacrare. Però cosa succede? Siccome Lenzi era un regista politico, era un regista che sapeva quello che voleva dire, non giustificava mai l'azione del poliziotto, come non veniva mai giustificata se seguite bene i film di Callan, quelli fatti da Don Siegel. Don Siegel, uomo dichiaratamente socialista, quando andò a dirigere i suoi Callaghan, per lui, poi da noi Callaghan, in realtà sarebbe Callaghan, vabbè, quando lui andò a dirigere i Callaghan, in realtà ha accordo con Eastwood, pur seppure uomo di destra, di dipingere questo personaggio come completamente folle, completamente estraneo. Quindi i personaggi di Lenzi non sono mai, seppur facendo giustizia privata nel poliziesco, che è una cosa difficile, mai ancorati all'idea che il poliziotto si fa giustizia, giusto i criminali fanno schifo, no. La cosa inquietante di Milano oggi, la polizia non può sparare, è che te in realtà per il 90% del film tifi per il maledetto Thomas Meehan che è una merda, ma tifi per lui, perché, dimmi. No, senti, sento un cazzo. Ok, no, oggi. Siccome tu la tendenza era quello all'epoca, no, di riportare poi, no, una categoria al cinema, quindi di chiamare, ok, quindi poliziotti, no, che non andavano al cinema, quindi c'era qualcosa per loro. Perché pensi che adesso la tendenza è magari
Titania e per la Marvel, i film che doveva Marvel, non ho capito qual è il messo, scusami. Cioè, perché pensi che all'epoca c'era un interesse di portare la nicchia al cinema e oggi invece c'è una tendenza di portare la massa al cinema? Allora, perché prima è molto semplice, adesso siete tutti massificati. Negli anni 70 non era globalizzato, non è che c'era internet, non è che c'era portando nicchie e porti la massa. Perché se io faccio un film per i poliziotti, col poliziotto figura, porto i poliziotti. Poi facciamo il film col criminale, Ganzo. Il noir col criminale che era figura, come poteva essere il film appunto di Leo che parlava Luc Lerena, che ci aveva fatto il andare alla giustizia della città, o anche la roba tipo Nick Hazard. Cioè prima le nicchie facevano il pubblico. Cioè, che cosa succedeva? Che negli anni 70 il cinema incassava circa 30 volte, 40 volte più di ora, non una. Quindi in realtà ci andavano già al mondo, cioè le famiglie erano già al cinema. Per lo spettatore popolare, se voleva del cinema popolare, era pieno. Da partire da Totò a Franchi e Ciccio, all'horror, alla thriller, alla fantascienza, c'era tutto quello che voleva. Però c'erano dei punti in cui andare a pescare. Come poliziotti e carabinieri italiani erano 1,5 milioni, 2 milioni, no, 50.000. E cazzo, se io anche di 2,5 milioni le porto 25.000 al cinema, ho fatto un incasso di un film. 10.000 lire l'uno, ecco, a posto. Cioè, è una logica proprio di quello. Ora, se siete massificati, non è che ora portano la massa al cinema, la massa è scappata dal cinema. Non è vero, la massa è scappata. No, no, non fanno nulla per le masse, rincoglioniscono le masse, che è un'altra cosa, cioè fare qualcosa per la massa è come diceva Ben Carpenter, io faccio qualcosa per la massa così che la massa il giorno dopo si renda conto di non essere più tale. Se la massa esce dal film considerandosi sempre massa, il film è fallito. Cioè, il bello del cinema è che dovrebbe essere una cosa personalissima, completamente personale. Un'opera come quella cinematografica dovrebbe avere una vita propria. Noi siamo ormai in un mondo che se volete andare a vedere Avengers Infinity War, ve l'è uscito ora, ho fatto il conto l'altro giorno, voi dovete guardare 20 cazzo di film prima. 20. Se no non capite i personaggi che ci sono. 20. Cioè vi dovete vedere 3 Thor, 3 Iron Man, 2 Guardiani della Galassia, 2 Avengers, 3 Capitan America, Hulk, Black Panther, Doctor Strange, Homecoming e Civil War e ci esce il cervello. Cioè, per capire questo film lì, perché se non capisci chi cazzo sono, se uno non ha visto Guardiani della Galassia, a vedere questo film arrivano Guardiani della Galassia, e questi chi cazzo sono? Cioè, ormai il cinema sfrutta la massa esclusivamente in un'altra maniera. Cioè, il cinema è ormai talmente di nicchia che la nicchia è massa. Non so come farti capire. A te sembra che faccio un film per la massa, ma in realtà in Italia nel 2017 è calata la metà la gente che è andata al cinema. Metà. Metà. Beh certo, di caso scemi, visto che siamo completamente allo zero, chiamiamo i soliti coglioni che se io ci metto Homo Ragno vanno a vedere tutti. Perché scusate, se in 15 anni si è fatto 6-7 Homo Ragno lì, cioè qualcosa è va. Ma non perché si fossero tutti di fila, vai vabbè. E che questi cambiano il registro di un film. Riparte la storia da capo, riparte la storia da capo, ma se te proponi a Lenz di fare una cosa del genere, ti cade una seggiola nel muso. Cioè questa è gente che comunque in tutti i suoi film, ma ragazzi, ma questo uomo qui, cioè, oltre al giustiziario della città che era meraviglioso, cioè il cinico infame e violento, non so se l'avete visto, cioè, è il film di Tarantino, oh, è il film di Tarantino, ma preciso. Eppure Tarantino tira le masse, perché Tarantino porta il cinema al mondo, ma lo sapete perché? Lo sai perché l'altro anno c'era l'età pubblico dell'anno prima, il 30% dell'anno prima ancora, che invece era su, per un solo titolo. Perché c'è quel coglione di Zalone che ha incassato 60 milioni con un film, e ha tirato su che quell'anno era il 15% in più di tutti gli ultimi 15 anni. Ma solo per il semplice fatto che c'è stato un titolo che ha incassato quanto 25 titoli italiani tutti insieme. E quindi mi tiri sull'incasso. Se non esce il titolo del momento, ora questo Avengers Infinity cazzo lo stanno andando a vedere tutti. E quindi probabilmente... E io mi sono anche un po' rotto i coglioni, ne devo vedere 20, ora vado a vedere questo qui che è il 21esimo e da quello che ho capito è la parte 1, e che cazzo, e ne devo vedere anche un altro per portarlo a fine questo. Ma si sta, stiamo impazzendo, cioè c'è una logica. Il bello del cinema, specialmente il cinema di Lenzi, come era il cinema di Martino, è che erano
sono film che nascono e muoiono, non sono film che sono fatti per avere un franchise. Il pensiero non è allora ha fatto Profondo Rosso, facciamo Profondo Rosso 2, 3, 4, 5, 6, non è così, non funzionava così. Funzionava il genere, lo sapete perché si dice il film di genere? Non è che nasce a cazzo. Il film di genere è io ho incassato, l'esorcista ha incassato come una bestia, ok? Allora si fa 300 cittadini, poi ne ha fatti 50, si fa 300 film in due anni sull'esorcismo e nasce il cinema di genere, cioè nel senso che è tutto un genere che segue un successo. Se questo genere non nasce, non esiste, non è più un film di genere, non esiste il genere, sono casi. La cosa bella del nostro cinema, come ha fatto Renzi e altri, che ispirandosi in realtà ai film francesi, poi ha fatto di capolavoro come Orgasmo e Così Dolce Così Perversa, è che in realtà poi questo nostro cercare di andare dietro al genere inventato da altri, per dirlo il letto soft psicologico o sexy thriller alla francese come era Diabolici, che era inventata a 18 ore a capolavoro, per Educande però nel 60, le lesbiche che ammazzano il marito, buttano nella vasca, un casino l'occhio parlato, dava un po' fastidio, cioè, era comunque era tutto concepito, cioè, il problema proprio è che quando un uomo come questo fa questi film e poi lui, quello che vi ha citato in realtà, un anno dopo dagli stessi francesi che fanno quel tipo di film, il nostro cinema di genere, e Lenzi era uno dei migliori, riusciva a copiare dagli altri l'idea di partenza, diciamo così, quasi il McGuffin, no? Cioè l'indemoniata, buttiamocela perché va l'esorcista. Però poi io mi fai i cazzi miei e porto la storia tutta da un'altra parte. A quel punto, nei prodotti migliori di genere, chiaramente 9 su 10 erano rovaccia da guardare così, ma arrivava quello, era un genio, come poteva essere Lenzi, come poteva essere Martino, come essere Argento, Fulci, e Mario Bava e pochi altri, che riuscivano ad andare oltre a quello che gli davano da copiare e creavano un proprio stile. Cioè quando Lenzi stesso parlava di un film che non è bellissimo, voglio dire la data, perché è dell'80. Ora, va detto che io i cannibalici, a me, Cannibal Holocaust mi interessa per costruzione. Cioè a me l'idea proprio che hanno trovato le pile, tutto montato così, e poi vedere questa società occidentale era veramente ganzo, cioè era proprio folle, al risparmio, col Super 8, era proprio l'idea, no? che valeva di più. Ma quelli che ha fatto Lenzi sono infatti i film che odiava di più, Mangiati Vivi, Cannibal Perox, se lui li odiava, li detestava. Cioè c'è una scena, mi pare, in Cannibal Perox, dove c'è un'anaconda gigante che piglia una specie di lemure e se lo ingloba, no? Lo sta mangiando. E noi nella scena vediamo questi che camminano nel via della Manza, mi pare, si girano e vedi questa scena che lui aveva girato perché stava succedendo, in quel momento non era preparata. In quel momento uscì questo serpente, si mangiava questa cosa, l'operatore lo riprende. E giustamente poi si mette nel film, cioè Lenzi, pur essendo uno stronzo, cosa fece? Cioè, si buttò insieme all'operatore sopra il bidone, gli levarono il lemore dalla bocca. Eppure nel film c'è, perché lo sapete come funziona, no? Un globo pezzetto, nel film noi si vede che la faccia di questo animale sta scomparendo nella bocca del serpente, poi taglio e lo levano avanti. Lì diede lo stop e corsero a salvare questa scimmietta, questo lemore. Cioè. È una cosa, sono cose stranissime. Lui lo odiava proprio questa idea qui, però il problema era che il pubblico aveva visto Cannibal Holocaust e non aveva capito, se ne discuteva con Ruggero Deodato, non aveva capito il messaggio politico che voleva dare Deodato, non aveva assolutamente capito. La gente andava lì perché c'erano animali morti ammazzati, cioè si può vedere. Zappata, al di là del fatto che poi io mi ha fatto vedere da lui tutte le foto a casa loro che poi se la cucinava perché lui ha vissuto 3 settimane Ruggero in mezzo a loro, che erano indios, sì, ma che ragionavano, è che è andato a conquistare l'indios col cappello da spagnolo con la croce, cioè, e a questo ci può credere chiunque, c'erano villaggi e telefoni, neanche erano fuori del mondo, però è chiaramente vivevano le zanzare grosse nei gatti, e quindi quando lui si è trovato in questa situazione qui, era lì, mangiava come doveva mangiare, quella tartaruga lì nacque tutto, perché gli dissero, oh, noi si cenano questa stasera, quella cena. E lui disse, io non me la sento di riprendere, l'operatore, gli operatori sono un po', l'operatore di dietro con cazzo, e riprende tutto. L'operatore la riprendo io, infatti se ci fate caso, in quella scena terribile, quando strappano la tartaruga, l'attore ce n'è uno, gli altri sono tutti rifiutati. Il maialino, per esempio,
che a Barbareschi mi spara, in sceneggiatura che c'era, cioè, a me è dato che si è incazzato per una settimana a Barbareschi, perché non gli doveva sparare. La sparata ha seccato un animale, è in ripresa, cosa faccio? La butto via. Ricordatevi che questi che girava Lenzi, è un solo film che gira Renzi, ora che danno i vaini per fa film di merda, un quattro stronzi in una stanza e poi vanno a armare risolvendo la depressione, non è così, eh. Cioè, perché Renzi gli danno sito. Cosa hai scritto? No, ho scritto di uno in ciampa, poi va al mare e gli passa tutto, ok, quindi ci dico che per fine scrive questi film. Ma poi ho scritto un film con due troioni e una che poi non è mai un troione, sia mai, ok, quindi ci dico. La prima cosa bella è questo, cioè, il coso lì, la pazza gioia, e Terna e Luisa scivolato dei fossi, e, cioè, roba da vergognarci, sì, eppure Lenzi è andato a scomparire, quindi quando ha iniziato a fare film quel coglione, non coglione scottivo di quella, quel poco dotato di Virzì, Lenzi ha smesso di fare film. Ma mi pare normale. Allora, c'è, cioè, un uomo, io ve lo dico, ha inventato, io lo odio, lo zombie che corre, mi sta particolarmente sui coglioni, perché un morto vivente, come ben sapete, lo sapete, no? Si uno muore. Perché infatti sono effetti anche lì, e vabbè, ma perché il punto è questo, parliamoci chiaro, a livello di zombie. Anche Incubo, una città contaminata, di cui sto parlando adesso di Renzi, fu pubblicizzato come il nuovo film di zombie italiano perché era uscito Zombie di Fulci, che aveva fatto uno sfacelo, aveva cassato 40 milioni in America. Uscì questo Incubo, una città contaminata, e era incazzatissimo Renzi. Il nuovo film di zombie italiano, io non so manco zombie proprio, a me sembra quello di 28 giorni dopo, un'epidemia di rabbia che trasforma i cittadini, la gente in assassini. Punto. Questo è il ciclo della città contaminata e è la storia di questi che vanno a cercare di scoprire che c'è. Quindi, cioè, Lenzi in realtà, in cui una città contaminata, è uno dei film più citati dalla storia del cinema. È pieno. Cioè, non è 28 giorni dopo, non esisterebbe proprio. Cioè, tutta quella mandata lì, lo zombie, scusatemi, è un putrefatto, è un morto che cammina. Un morto, dopo due ore, si sfa, dopo 5 ore si scioglie, il giorno dopo i muscoli non funzionano più, le ossa sono marce e quindi, come diceva bene Romero, si inizia a fare una orsa e gli rimane la tibia e rimane lì. E lui va senza cammina, cioè è morto. Nel caso si ragiona l'infetto può correre quanto cazzo vuole, anzi, la rabbia, l'infezione pura lo può portare a essere ancora più forte, appunto come 28 giorni dopo, altre cose. È tutto lì. Il buon Lenzi, tra l'altro, che poi, ripeto, io lo chiamo buon Lenzi perché non mi va a fargli del male, perché bisogna dare atto a quello che è, ripeto, una persona insopportabile. Bisogna però, purtroppo, e per fortuna, dividere sempre, o solitamente sempre, più o meno sempre, l'artista dalle opere. Cioè, la persona, l'artista è l'uomo, perché sennò ci si va di fuori in testa. Io sono un antifascista nucleare, però, cioè, Beppe Ripesta la conoscete, se non Olimpia, è una delle cose più belle a livello estetico che si sono mai viste, e ho 80 anni, cosa faccio? Non guardo la rivista perché era nazista, edito chiaramente il film di propaganda nazista per non farmi incazzare, cioè perché sono scemo, è chiaro, no? Un Clint Eastwood non fa film fascisti o film di destra, fa film, la sua idea esce relativamente, quindi io lo amo, a me ci mai visto mi garba, ma è chiaro, però se te ci metti, se sei Martinelli, lo conoscete il regista più pedito d'Italia, Renzo Martinelli, l'uomo che ha osato girare Bayonne, io non ho mai visto un film così, che stanno tutti a colpa dell'Enel, Martinelli ha fatto Barbarossa, 25 milioni di euro pagati di tasca così da Bossi, da soldi rubati, sì, perché è vero, 25 milioni di euro, 18 mila euro incassati, 25 milioni il costo, Barbarossa. 25 milioni, questo c'è l'inquadratura con lui tira fuori la spada, andiamo, e dietro passa Nambino. Nape, fai, come cazzo hai fatto a non vedere che c'hai Nape dietro? Nape, c'è dietro, poi loro sono dentro Milano che fanno, perché portiamo via i negri da Milano, perché è così, via questi maledetti negri, Milano a noi, e dietro, un pezzettino, perché il grande schermo è bello questo, nell'angolo passa a sinistra, noi vediamo un poliziotto che ferma la gente, il traffico va di là, ora vedete 25 milioni. Ma che apposta, ma Martinelli il poster sa nemmeno cos'è, cioè, ma, ragazzi, lui è quello che ha girato Porzus,
cioè Forzus, la storia dei partigiani, cioè partigiani rossi, io metto il dubbio del foglio, ma hanno anche rotto coglione con queste foglie del 100.000 contro 80 milioni, vabbè, un po' di riferimento di coglione ci può stare dopo 30 anni di fascismo. Detto questo, tutti i morti sono uguali, non è vero un cazzo, voglio dire se tutti i morti sono uguali. A me trovo uno e mi stupra la mia moglie, la figlia pelata nella schiena di donna ortellata, verso uguale, come se esco e donna ortellata, ambito, sì, di 10 anni, tutti i morti sono uguali, no? Questo era uno stupratore, non ti dico verità se ne vuoi, ma quelli amico di 10 anni non ha fatto un cazzo. Cioè non si può dire che tutto è uguale. Cioè se il mio fascista a 40 anni non l'ha stuprato, moglie, figliolo, mandato lo zio, fuori dei coglioni in Francia, ed era morto, per me, finita la guerra, io se lo vedo a fare la testa giù. Non è che detto che sia una cosa giusta, ma non è che puoi pensare che l'essere umano faccia sempre cose giuste. Ma detto questo, Renzi era proprio, torniamo a lui se non si finisce più, Renzi era proprio un personaggio completamente fuori anche da questa logica, perché uno, i produttori che ci hanno lavorato hanno detto che lo diamo tutti. Io invece se parli con Martino, anche con Dario Argento, con tutti quelli che ho parlato, Pava, Deodato, anche Romero, i produttori ci avevano tutti d'accordo, Renzi lo diamo tutti. Perché in realtà Renzi era vero perfezionista. Soffriva a dover fare Cannibal Ferox, Mangiati Vivi, gli odiava. Odiava anche Incrocio, la città contaminata è sbagliata perché era un film grandissimo, ma odiava tutto. Quindi pensate come un regista riesca a fare delle cose che non sopporta, perché lui il poliziesco non lo poteva vedere, e riuscirci a regalare, no, adesso un paio dei polizieschi più belli del mondo, no, italiani? Perché Milano oggi la polizia non può sparare, è roba che va accanto ai classici come Scarface, no, chi prende palma, per favore, chi è discreto, ma non è quello di Howard Hawks di cui sto parlando. Cioè va accanto a dei classici veri. Siamo di fronte a registi che non usavano alcun tipo di enfasi nel raccontare questi personaggi. Erano, cioè il cinico, l'infame e il violento, la storia di questi tre. Cioè, Tarantino l'ha proprio preso paro paro i personaggi. Ma pensi pari pari sono... Voi lo guardate, è un film che ha 40 e quad'anni, ma non è possibile a 45 anni un film che sia così moderno. Le riprese, avete visto le riprese in macchina? Cioè fra lui e Castellari a livello tecnico sulle inquadrature delle riprese in macchina ancora meglio, ma lui era un mostro. Cioè ragazzi, questo ha fatto tutto. Cioè questo, noi stiamo parlando di un regista che è partito a fare le commedie, poi si è messo a fare gli 007 degli italiani del cazzo, poi si è messo a fare Salgari, poi si è messo a fare, provato a fare western, non gli veniva, poi si è messo a fare subito il thriller, poi si è messo a fare il thriller che vi ripeto, il thriller all'italiana sexy, l'ha inventato lui, sì, l'ha inventato lui, non è che l'ho inventato io, non è che l'ha inventato Brian De Palma, qualcosa degli ultimi, La Casa 3, fece con Gio D'Amato e Le Porte dell'Inferno, mi pare, gli ultimi, l'ultima roba proprio dall'84 al 91, per dire che in Italia non andarono poi in onda fino al 99, perché poi va detto questo anche di questi poveri registi come Umberto Renzi, furono tutti fottuti da Berlusconi, ma non perché Berlusconi, veramente tutti fregati, lui, Bava, Fulci, perché questo si prese. Il cinema italiano degli anni 80 ancora tirava, ragazzi, la gente ci andava, non era come ora ci fa solo, mi dice lui, perché ora fanno film di massa per portare Infinity War? Come? Perché c'è Netflix. Se non fai Infinity War, tanto lo vado a scaricare. Cioè ormai il gusto di io pago per l'arte, l'artista va pagato, se pensa, l'artista è uno stronzo che deve morire di fame. Cioè c'è questa logica lì del cazzo. Allora guardatevi la merda di Netflix, ingoiatevela bene bene e poi mi dice come mai c'è più Umberto Renzi, per forza fanno Get Not e Bright, contenti voi di vedere cinque stronzi e volano tutto il film, infatti orchi, se contenti voi fate di questo, cioè, non è, però non è cinema, quella è spazzatura che vi danno così. Umberto Renzi, se io fosse stato vivo io stasera l'avessi detto Netflix mi avrebbe dato un'ortellata lì, poi mandare l'intera pedata in bocca finché morivo, ma ha ragione, cioè, questa è gente, come abbiamo sentito Martino prima, che il cinema è la passione pura, cioè il cinema è passione pura, Renzi aveva una pura passione per tutto quello che faceva, perché poi in realtà quando ci parlavi ed era un po' più disposto e non voleva ucciderti, perché era così, cioè ragazzi, noi si sta parlando di uno che infila 50 persone per farsi autografare un DVD, non l'ha autografato a nessuno, e ha trattato tutti di merda, non me lo altro, ma questo film l'ho fatto io, a cagare, via, questo ha autografato uno di Salgari, e là perché lui aveva solo quelli, lui diceva io ho fatto Salgari per rompere i coglioni, tutto il resto l'ho fatto per i soldi, questi perché mi dicevano, in realtà lo pigliate in privato come tutti, poi mi diceva era una persona in modo che si era fatto quasi un personaggio definito però dal suo isterismo.
perché ti ripeto, l'ultimo film per il cinema gliel'hanno fatto fare nell'86 e nell'86 il nostro buon Umberto aveva 50 anni e ce l'aveva 112. Quindi permetti che mi giri i coglioni, che io sono qui che mi faccio il culo, ho fatto la storia del cinema italiano, ho fatto 3 film, Menanodia, Orgasmo, Minimo, Mangia Crisi, che hanno venduto in tutto il mondo il triplo di Fellini, e a me ho offerto un cazzo di film. Arrivò Berlusconi e gli fece, c'è problemi, si fa noi 3 film, 3 film, 3 film, 3 film, 3 film, si fa tutte le case, gli ha dato Vaini. Per quanto c'era i film a merda tagliandoli poi, vanno a costare all'epoca, 1 miliardo a film, ne lo tagliò a 300 milioni, quindi ti rimani che faccio un terzo. Io non metto un po' perché esiste un piano di lavoro, che poi dopo devi studiare come si fanno i film, esiste prima di tutto una pre-produzione, dove fai un piano di lavoro e decidi come funzionano le riprese. Se te c'è 1 miliardo, le decidi in un certo modo, se c'è 300 milioni, decidi un altro, aumentano i giorni, diminuiscono i giorni, è chiaro, no? Quindi questo era un uomo che si è trovato poi con Berlusconi che ha messo a venire in cura, messo in cura tutto. Che tutti questi film qui non sono usciti. Berlusconi se l'è pulpato, ha fatto il contratto con il quale loro non potevano più uscire al cinema per 10 anni e ha preso tutti, guarda caso, tutti i registi anarchici e comunisti, tutti, e li ha levati dalle palle. Così non c'è più problemi. Ora tanto c'è Banzina, parenti, quindi pupatevi questa gentaglia lì che mi fa credere a tutti che l'Italia è brava gente. Pupatevi questi. La bellezza di Renzi è che se guardate il film di Renzi, ce n'è uno dove dice che l'Italia è brava. No, l'Italia è quello che è per Renzi, un paese di mafiosi, di stronzi e da proprietatori, e lo diceva anche sul palco, e quanto faceva incazzare la gente. Però ripeto, incredibilmente, per essere qui con me, Casey ce lo scoprì, è uno dei pochi che negli anni 70 prendeva 4 stelle, Fucci manco con le sigillate, ma io vi ripeto, Renzi se le meritava tutte. Cioè guardi, io continuo a guardare, non è mio voglia, avrà fatto 55 film, cioè, ci uscire di cervello. Vi ripeto, c'è molto più cinema in Pierino alla riscossa con Ricciolo Fiorentino, c'è molto più cinema lì che in tutti i cazzo di film di Iron Man. Di cinema. Io per cinema intendo un lavoro di gruppo dove si sviluppa qualcosa per intrattenere le persone e regalargli anche qualcosa di più. Di ogni 3 minuti mettete il palazzo e crolla perché questi rincoglioniti sono andati avanti a Stranger Things, se non fai un che dura. Stranger Things me l'hanno fatto vedere a forza, ma tanto Netflix ne parlerò. Ho visto 2 serie. Quante puntate sono? 160? Non finiva più. Per fare un passo, usciti lì, andati lì, 4 puntate. E cazzo! E muovi! Questi, il mio cruccio vero è, ripeto, è che nel mondo di oggi, nonostante quest'anno il festival abbia optato, come ho detto, per i ragazzi giovani, nel mondo di oggi, Renzi nato ora, 25 anni, con le solite idee, la solita tecnica, farebbe sicuramente quello che vi dà di immensa anche spesso. Perché film un ne farebbero fa, perché questa gente è pericolosa. Io intendo pericolosa nel vero senso della parola, pericolosa. Il cinema di genere è bello quando è pericoloso, quando è dannoso, quando rompe il cazzo, quando non è conciliatorio. Se uscite tutti con il sorriso dalla sala vuol dire che avete visto un film di merda, mettetevelo bene in testa, e se ci uscite invece con gli agnoni perché sono morti i vostri supereroi preferiti, siete 2 volte teste di cazzo, perché tanto ora i vostri supereroi di merda preferiti vi faranno rinascere, perché quei soldi del cazzo non li perdono per voi. È chiaro che la differenza è che non è che ora fanno il cinema per quelli di massa, ora fanno il cinema per gli ultimi 3 stronzi e ci vanno, e se non li dai supereroi non ci vanno più nemmeno per quello, perché chi glielo fa muovere il culo da Netflix? Che per muovere dal divano ora, ma io lo vedo qui ragazzi, qui siamo tutti di fuori, di voi siamo 8, ma ragazzi, il mondo è questo, il mondo è fatto così, il mondo è fatto di tanta gente che chiacchiera e nessuno che fa un cazzo, Renzi chiacchierava poi e faceva tanto. Il discorso su Netflix vi rimando a Martin, primo omaggio alla Gran Guardia, dove vede parlare della serie TV in questo spazio che è vietato dire Netflix, cioè ogni volta che dirà Netflix io lo farò ricominciare. Allora, ricordando l'anarchico Umberto Renzi, andiamo avanti in questa